Il presidente della regione toscana Enrico Rossi ha incontrato i lavoratori della Vibac di Mercatale di Vinci, multinazionale attiva nella produzione di nastri adesivi, che il 22 gennaio ha annunciato lo stop all'attività nello stabilimento toscano e la messa in mobilità di 120 lavoratori. Obiettivo dell'assemblea, a cui hanno preso parte anche istituzioni locali e sindacati, fare rete per mantenere attivo lo stabilimento. Siamo venuti qui ad ascoltare prima di tutto i lavoratori e a sentire cosa dicono, cosa ci consigliano loro stessi di fare. Credo che il nostro obiettivo debba essere innanzitutto quello di aprire un dialogo con l'azienda, capire le ragioni che hanno spinto l'azienda a fare questo passo e avere come obiettivo la non chiusura dello stabilimento. I lavoratori hanno organizzato un presidio permanente davanti ai cancelli dello stabilimento in cui non possono entrare. Le raccomandate sono arrivate ieri con data retrocessa al 20 di gennaio. Sopra c'era scritto che ci veniva interdetto l'accesso allo stabilimento e ci veniva retribuito comunque il periodo fino a data da destinarsi o altra comunicazione da parte dell'azienda, quindi di non accedere e di non lavorare. Intanto per il 27 gennaio è già stato convocato un tavolo nella sede della presidenza della regione toscana a cui sono stati invitati i sindacati e il sindaco di Vinci, Giuseppe Torchia. Ci stiamo attivando anche grazie all'aiuto della regione toscana per trovare tutti gli strumenti giusti per cercare di mitigare l'impatto di questa scelta fatta dalla Vibac sul nostro sistema economico, sul nostro sistema sociale.